Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video dei 10 peggiori acquisti del Milan dal 2010 ad oggi. Prima di iniziare voglio dirvi che per fare questo video ho chiesto aiuto anche a Simone Gaiani per aiutarmi a delineare una classifica e per essere sicuro di ciò che faccio. Comunque detto questo partiamo subito. E partiamo subito con il dire che quei acquisti fatti quest'ultima sessione di mercato non ci saranno. E soprattutto informatevi perché ieri mi sono arrivati 2000, ma dov'è Thiago Silva, che poi in realtà è arrivato nel 2009, ma dov'è Donnarumma, che in realtà è un primavera. Detto questo partiamo subito. 10, Mesbah, me lo ricordo nei video del RAS e farei meglio a non ricordarmelo più. Terzino veramente scarso, non ha mai azzeccato un cross e il massimo della gioia della partita era arrivare in fondo, tornare indietro e passarla al centrocampista. 9, Zaccardo, quando dici oltre il danno la beffa, lui non solo era scarso ma addirittura dava fastidio, voleva giocare in tutta la sua scarsezza, in tutta la sua scarsitudine, o come dir si voglia. E poi si impose anche per la scelta di Biabiani. Insomma, un dito ar 8, Taivo, che passa per 0 milioni dal Marsiglia al Milan. Mi ricorda la storia di Nkoulou, in scadenza dal Marsiglia è stato monitorato per 8 lunghissimi mesi. Alla fine però Taivo il Milan lo prese, mica come Nkoulou, cioè non prese Nkoulou, vabbè. Doveva essere il centrale titolare, ma fece cacare duro. 7, Sokratis Papastatopoulos, che passa per 4 milioni e mezzo dal Genoa al Milan. Preso dal Genoa, il Milan non ci ha mai praticamente puntato e proprio per questo finisce in questa top, perché ora fa il titolare al Borussia Dortmund. Mia domanda, ma non era meglio aspettare e vedere come si svolgeva invece di svenderlo e ora vale tipo 12 volte quello che è stato pagato e 14 quello che è stato venduto? 6, Fernando Torres, che passa in prestito dal Chelsea al Milan. Il Milan porta a Milanello il Niño. Fernando Torres verrà in prestito per 2 anni. Tutti sono in fermento, mentre il Niño a Milano fa cagare. Allora Galliani tenta la mossa disperata e un po' furba con uno scambio di prestiti. E infatti 5, Cerci, che passa in prestito dall'Atletico al Milan. All'Atletico va Torres, al Milan Cerci. Cerci farà cacare al Milan più di quanto non lo stesse facendo Torres, ed era difficile, mentre Torres trascina l'Atletico in finale di Champions. Qualcosa qua non quadra. 4, Amelia, che passa per 3 milioni e mezzo dal Genoa al Milan. Il Genoa si intascò 3 milioni e mezzo per questo portiere che il Milan tenne come terzo. Ma non si prende un parametro zero per quel ruolo di solito? 3, Zapata, che passa per 6 milioni e mezzo dal Villarreal al Milan. Quando il Villarreal retrocesse, la Fiorentina tirò fuori una quindicina di milioni e gli prese Gonzalo Rodriguez, Borja Valero e Pepito Rossi. Il Milan spese la metà di tutti questi soldi per prendere Cristian Zapata. Dire questo basta per far vedere questo acquisto sia stato poi fallimentare? 2, Matri, che passa per 11 milioni dalla Juventus al Milan. Il Milan prende Mitra Matri, investendo su di lui. Non l'avesse mai fatto, solo un attaccante ha fatto peggio di lui, ma non è negli ultimi 6 anni, mi dispiace. 2, Bertolacci, che passa per 20 milioni dalla Roma al Milan. Ok, il tempo per maturare ancora ce l'ha, ma non è stato preso dall'ultima finestra di mercato e ad oggi possiamo dire che è uno scaldabagno. Lento come Montolivo, l'hanno pagato come un top player. E pensare che con quei 20 milioni la Roma ci ha preso El Shaarawy e Rudiger. Mica merda. Detto questo ragazzi, questo video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like. Se il video vi ha fatto cagare un dislike. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo che quando questo video raggiungerà i 3000 like uscirà la top 10 dei migliori acquisti del Barcellona degli ultimi 10 anni. Voi direte come mai, com'è possibile, com'è potuto accadere? Perché da oggi faremo ad alternanza una volta una squadra italiana, una volta una squadra estera, una volta una squadra italiana, una volta una squadra estera. Quindi ci sarà il Barcellona e poi la Lazio. E vi ricordo che per quanto riguarda le squadre italiane prenderò in considerazione dal 2010 ad oggi, mentre per quanto riguarda le squadre estere prenderò in considerazione gli ultimi 10 anni. Detto questo ragazzi, il video finisce qui. Buon shalalala e ci vediamo ad un prossimo video.